ovviamente per ribadire la mia solidarietà a tutti i cittadini colpiti da questa emergenza, volevo capire quali sono le condizioni meteo previste per le prossime ore, se voi ritenete che la situazione possa peggiorare, andare avanti o almeno arrestarsi. E poi ovviamente, come già avevo detto al presidente Bonaccini quando ci siamo incontrati la settimana scorsa, il governo è a disposizione per fare quello che è necessario. Serve un consiglio dei ministri anche nelle prossime ore per approvare i provvedimenti necessari immediatamente. Si può fare tranquillamente. Sulle risorse io e te abbiamo fatto una lunga chiacchierata la settimana scorsa e ovviamente faremo tutto quello che c'è da fare per aiutare la popolazione. E poi c'è un tema di messa in sicurezza del territorio. Il governo c'è, ecco, è una di quelle situazioni nelle quali bisogna, tutti i livelli istituzionali, bisogna che lavorino al massimo delle loro possibilità e spero che si veda che noi ci siamo.